E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel Modem News. Anche quest'oggi andiamo a vedere le novità, quelle uscite, quelle che devono uscire e altre cosette. Non vorrei sentire come al solito il discorso che non escono modo, che non c'è nulla da vedere o che c'è poco, perché in realtà, secondo me, di cose ce ne sono, bisogna solo sapere apprezzare, guardare, spulciare, perché sennò veramente non dico altro. E quindi che abbia inizio il video, ma prima, come al solito, vi devo dire cosa vi siete persi, ringraziamenti agli abbonati e cosa andremo a vedere. Oggi sono tante cose importanti, uno script che scassa un po' i computer, i salvataggi, oserei dire, ma come al solito le varie mappe, i vari mod che escono, che sono uscite, cose carine. Ma, ripeto, vi siete persi alcuni video interessanti, tra cui la serie Sandale con calzini, l'alpino forestale, e cose diciamo dedicate appunto agli abbonati, ma non solo, anche la serie in Trentin, ma anche la Land of Italy. Comunque, gli abbonati chi sono? Quelli ultimi arrivati, che ringrazio veramente di cuore: Davide Delli Castelli e Luca Falco, nonché per i vari upgrade, ritorni eccetera, e sono sempre contento perché significa che stanno bene se sono qua col nonno Nixo, sia per l'upgrade sia per essere ritornati. Ringrazio Silvio Gallesio, Merck Quarto, Andrea Ziglio, Miroslav Turkan e Matti 397. E detto questo, cari miei ragazzi, iniziamo per davvero. E si inizia, cari ragazzi, si inizia come al solito vedendo che ci sono alcuni update, però non andiamo a vederli nel dettaglio perché sono fix, diciamo, di poco conto. Vediamo piuttosto questa Rexager, o Rexager, non saprei, HV24, nella categoria botti per liquami, di Matthew FS e JMZ. Due autori fantastici. Matthew FS era molto presente nel 19, JMZ invece è già tanto più presente, in realtà è presente dal 22. Gran bella botte, 24.000 litri, 300 cavalli richiesti per muoverla. Intanto vedo solo PC, però come al solito si può sperare che magari possa arrivare la licenza, o comunque JMZ è un autore che di solito come minimo vi mette almeno la versione Lizard, quindi in qualche maniera dovrebbe arrivare. Sembra veramente un'ottima botte, e compatibile con la Manor System, quindi diciamo che non ce ne sono tantissime al momento compatibili, quindi ben venga che ci sia qualcosa insomma che segue la Manor System. Proseguendo, un ristorante per poter portare quasi tutti insomma i classici prodotti in vendita, quindi ci sta, insomma, un qualcosa di placebo che è per tutti. Un trasporto carburante sul campo, PC e console, anche questo, vabbè, c'è. Questo credevo che fosse chissà cosa, invece parliamo di decorazioni della farm, bellissimo, però alla fine è una decorazione. Reparto sempre decorazioni, ovviamente PC e console. Vediamo delle staccionate, dovrei capire un attimo questa, che è, sembra abbattuta o si sta per... come dire, si sta per costruire, non riesco a capire, ma chi vorrà la proverà e eventualmente scoprirà questo easter egg, non lo so. Vabbè, Parma al 1206, PC e console di EY Modding, lui è specializzato diciamo nella categoria trattori ed attrezzi tipicamente americani, quindi se voi guardate ciò che ha fatto, praticamente, ecco, sono cose che a noi, diciamo, interessano molto poco, tranne chi, appunto, come dire, ha carriere americane. Versione Lizard, nel senso, molto versione quasi autocostruita, fra un po', abbiamo questo della categoria Mulchers, che va praticamente a distruggere stocchi, eccetera, quindi trincia stocchi, da 1,5 metri, 25 cavalli richiesti. Interessante come configurazione, anche pochi soldi richiesti, neanche 3.000. PC e console, l'unica pecca appunto che appunto dai, non è marchiato, però ce ne faremo una ragione. Rulli della categoria Rollers, attenzione perché sul 19 facevano altro, rulli del genere vi fertilizzavano il campo, mentre nel 22 appunto c'è la categoria E-rullo, come vi fa vedere, va a lavorare da rullo proprio, e qua vedo anche che però può, come dire, andare a, diciamo, far peso e
calcare, come si dice, l'insilato, quindi potrebbe essere un doppio vantaggio, un doppio utilizzo di un rullo, anche questo che sembra proprio autocostruito, anche se, vabbè, il marchio c'è. Poi, una piccola, stavo per dire, un piccolo placeable, però in realtà non è solo un capanno, eccetera, è proprio una piccola stalla, Animal Pens, quindi 15 vacche, dice, 50.000 euro, vabbè, dollari, perché ormai è la moneta con cui uno deve creare il mod desk e l'XML della mod, insomma, vabbè, e quindi anche qua ci sta sempre che ci siano questi bei placeable formato vintage, direi, quindi sempre ben votati, secondo me. Qua invece, vabbè, è solo un capanno, però solo fino a un certo punto, PC e console, anche questo molto interessante, molto carino. Questi sono capanni, guardate, c'è dentro pure un Defender, e PC e console anche questi, c'è versione singola e versione doppia. Secondo me è interessante perché è stato proprio messo in un posto che uno dice, ma non so come sfruttare quella zona, c'era già, facciamo una cosa, ci mettiamo una piccola, una baracca di lamiera che sta bene praticamente in tutte le partite, qualsiasi luogo geografico sia. Vabbè, soffermiamoci un attimo perché queste cose so che poi passano inosservate, e non per nulla qua il nonno Nixo vi ha fatto uno shorts, perché questo cos'è? È un bastone. Cosa serve questo bastone? A nulla, in realtà. No, è la versione, diciamo, di portiamo il bestiame al pascolo. Allora, voi purtroppo non vedete l'animazione, non esiste l'animazione, sarebbe, immagino, complicata, difficile, tutto quello che volete, però l'effetto che fa, immaginatelo, fate uno sforzo un attimo di immaginazione, perché deve essere così. Se avete, non so, due stalle vicine, come sulla mappa Italia, che avete la stalla dei vitellini e poi ne avete un'altra, poi per finire a quella più grande dove mettete tutto il manzolame, diciamo, adulto, voi con questo bastone arrivate in una stalla, caricate i vostri animali come se fosse banalmente un carro da carico, perché lo script funziona così, ne porta addirittura 100 in un colpo solo. Poi andate nell'altra stalla dove volete che vengano rilasciate le vostre vacche e le scaricate, in pratica. Quindi, ripeto, depurato da un'animazione che non è colpa del modder, che non può fare, ovviamente, però l'idea veramente è bestiale, perché se devo fare 2 metri, cosa faccio? Carico 20 capi su un rimorchio, faccio 20 metri neanche il tempo di fare una retro e li scarico, no. Questa quindi è una mod intelligentissima, secondo me, ed è anche per console, quindi ben venga. Anche questa ve l'ho portata come shorts, perché secondo me è importante, sono quelle cose che poi si perdono. Invece che utilizzare la benna che distrugge le barbabietole per il biogas, Piesel, noto autore di svariati ed interessantissimi placeable, vi ha portato questa tramoggia, la caricate di barbabietole, le distrugge, ci andate sotto, si riempite la vostra benna e avete già il prodotto finito. Quindi molto molto interessante, ovviamente PC e console anche quella. Questa versione qua l'abbiamo già vista, è praticamente la versione Lizard, appunto, di questo falciatore, diciamo, ecco, che lo ha pensato proprio per accoppiarlo più o meno ai mezzi DLC Hay and Forage, o comunque a mezzi piccoli come i Carraro. Ci sta, vedete, è tutta una cosa, diciamo, molto molto alpina, e ripeto, ve l'ha portato Lizard per arrivare anche su console, altrimenti c'è marchiato ed è anche ovviamente per PC, ma questo non occorreva dirlo. Vediamo altri update, direi che qua andiamo veloci. Di importanti, vabbè, il Crosetto per forza di cose, perché ci interessano, ma il più importante è la Work Camera, che finalmente, vediamo qua, è Fixed Game Crash Caused by Patch, la 1.13.1.1, quindi ha fissato il fatto che se voi avevate una partita e dopo che è stato fatto la patch 1.13.1.1 switchavate, se si può dire così, su un mezzo in cui aveva la camera attiva, oppure su un mezzo volevate attivare questa camera, almeno nel mio caso io mi ritrovavo sul desktop senza saperne leggere né scrivere. Quindi ha fissato questa cosa, ben venga, perché è una mod, direi, molto importante e molto utile. Poi andiamo avanti con ordine. Questo ad esempio è un update molto interessante, perché BM Modding e Whoopster, dei loro scarrabili tipo i T-Runner per capirci, li hanno resi compatibili, a parte fissare alcuni bug con l'helper, added manual system support. Sono poche le botti, ripeto, che sono dedicate, diciamo, che sono sistemate e che funzionano con la manual system. Ecco, queste sono
alcune di quelle che appunto funzionano e hanno sistemato, hanno fissato, quindi ben venga. Krone Swadro TC1370, anche questo, quello avuto in anteprima come partner da Creative Mesh. C'è stato un aggiornamento per la versione, quella per tutti, perché ovviamente essendo Krone c'è PC e console, qui non ci piove, ha fissato un piccolo bug e ve lo tenete così perché è già bellissimo, si può veramente incorniciare come attrezzo, però la novità, che proprio purtroppo hanno dovuto farla solo per PC e che hanno chiamato, diciamo, c'è come collega Vector Man per loro, hanno fatto la possibilità di una sezione di controllare, scusate, le sezioni e le singole sezioni manualmente, di poterle alzare ed abbassare. Deve essere molto utile, immagino, anche nella realtà, se uno fa bordi campi, fa manovre particolari, vuole fare il perimetro, di poter lavorare indipendentemente su ogni singolo attrezzo, diciamo, su ogni singola parte dell'attrezzo. Quindi attenzione, c'è uno shorts a riguardo, lo shorts vi invito a vederlo. Se non vi funzionano il sistema di come si alza, come si abbassa, lì ovviamente vi spiego, l'ho fatto apposta. Vari aggiornamenti di mappe, i noise, credo, non mi ricordo bene, che l'aggiornamento sia per il fatto che sia arrivata per console, non mi vorrei sbagliare. Anche se mi stessi sbagliando, pazienza, stiamo comunque vedendo una bella mappa che oggettivamente devo dire è una bella mappa, poi soggettivamente sapete non mi piace, non farei l'agricoltura, diciamo, di queste zone perché non mi attira, però devo dire di quello che vedo delle belle immagini, quindi per carità, se uno è interessato a mappe americane, in questo caso nell'Illinois, PC e console, ha qua una bellissima mappa. Prefab dovete aggiungerli con Giant Editors, in questo caso è la via più comoda, ovvio che uno potrebbe anche lavorare solo con l'XML, però comunque non sono mod queste, non sono mod, sono elementi di mod, ecco. Tree Value Info è interessante, non è il primo che si presenta, direi, con una idea del genere. Vi dà delle informazioni, come ci sono le informazioni sul campo di una mod particolare che esce sempre ogni capitolo di farming a inizio di farming stesso, vi dice praticamente che tipo di albero è, quant'è la sua lunghezza, il diametro, la massa, il volume, il valore corrente, la forma, la lunghezza, ad esempio accettabile, forma buona, e number of branches, penso sia il numero di rami, ma in questo caso appunto non ne ha, quindi 0, e poi la totale della qualità, quel 70% probabilmente, perché dovete sapere, e lo dico per i nuovi magari, che i tronchi più lunghi, regolari e di grosso diametro sono, più ve li pagano in pratica. Quindi se portate lì un carico di questi qua, che sono veramente poca cosa, non sono pagati uguali che magari ne portate 100 di questi e magari prendete più soldi con un tronco solo da 5 metri di diametro, 50 centimetri. Ecco. Poi vabbè, vi dà anche un volume seccipato, 157 litri. E vari valori, insomma, avete capito che se uno va a far legna in maniera, diciamo, come dire, pesante, potrebbe essere utile questa mod, che purtroppo è solo PC come al solito, perché le mod, quelle tipo script, di solito sapete che purtroppo non arrivano su console. Comunque interessante, probabilmente la espanderà con altro. È Conservation Agriculture PC e basta, anche questa, perché fa parte del gameplay. Vi va a spiegare, non l'ho letta tutta, però se uno la legge ovviamente capisce che c'è, diciamo, un ulteriore è come la precision farming, diciamo, se fate, diciamo, determinate scelte a livello appunto di lavorazioni sul campo, dovreste ottenere, diciamo, delle migliorie in fase di rendimento poi. Quindi anche in general settings, come vedete, troverete se attivare o meno, far on off appunto sul discorso rulli, seminatrici, le togli, diciamo, infestanti, quindi tutti i vari sarchiatori, permettere che le seminatrici creino i campi se uno vuole oppure no, insomma, sono tante opzioni. Parla tanto del discorso di benefici di, ad esempio, cover crops, quindi tutte le colture tipo rafano, oleifero. Insomma, è una cosa secondo me che si avvicina molto a chi è interessato a una precision farming, che la utilizza già, infatti va a braccetto con la precision farming, e chi è interessato, diciamo, appunto a un'agricoltura un po' più green, diciamo,
po' più conservativa, come si chiama anche la moda, quindi insomma, secondo me potrebbe essere interessante. E quindi proseguiamo con delle novità, vabbè, un banco da lavoro, una categoria di tutto e di più, PC e console, potete riparare i vostri veicoli, delle botti come decorazioni, quindi via, case, casette, capanne e capannoni. Questi andiamo a vedere perché, vabbè, fa parte della decorazione, però secondo me sono quelle piccole chicche che potrebbero veramente cambiare un colpo d'occhio. Uno sguardo in farm, piazzate in albero, che a me piace tantissimo mettere il verde nelle farm, e qua a molte farm ho visto modalità sandali con calzini, di solito hanno un albero piantato e attorno c'è la farm e mi ricorda tanto diverse mappe famose che hanno ciò, quindi una decorazione particolare che non sarà mai vista prima, quindi ci sta, ce ne sono cose simili ma non per far quel lavoro lì, diciamo. E produzione di farina, vabbè, ne abbiamo tante, però questa potrebbe essere un po' più carina rispetto all'originale, magari si adatta meglio a diverse tipologie di carriere e zone varie. Camilo 0397 è un altro autore molto famoso e molto bravo. Vediamo questo capanno che si adatta bene anche a essere messo di fianco ad un altro capanno, quindi ci sta come idea. JM Garcia che ci fornisce questo capannone, diciamo, gigante con questa trama di mattoni un po' particolare e che immagino che ha, difatti ha l'opzione di stoccare pallet, quindi di tutto di più perché pallet o balloni, vediamo. Quindi potrebbe essere, diciamo, interessante PC e console, tra l'altro. Vari altri capannoni, in questo caso abbiamo delle cantine, perché la traduzione cellar è cantine, e che appunto sono degli edifici, vi dicono, per stoccare. E cosa stocchiamo qua? Praticamente tutto il discorso ortaggi e non. Quindi le classiche patate e barbabietole, sempre esistite, diciamo, su farming, insomma, sempre no, però sono quelle che esistono da di più. E poi ovviamente anche le ultime arrivate, le carote da barbabietola rossa e le pastinache. Quindi ottima cosa perché di solito il silos si accetta, però il silos sarebbe per granella, poi vabbè che il gioco possa accettare o meno il contenuto anche di altro ci sta, ma in realtà no, quindi che abbiano creato questa sorta di cantina bunker è una bella idea. PC e console quindi molto particolare, molto, molto interessante. Qua vi dicono, vabbè, parliamo anche un attimo di qualcosa di lontano e vi dice che sono capannoni, diciamo, brasiliani. Quindi se qualcuno ha carriere su Estancia La Pacio e compagnia bella, diciamo che qua trova un qualcosa per lui, quindi PC e console anche qua. Interessante, Stone Farm Pack. Abbiamo praticamente, come vediamo, pecore, poi vedo un silos, 50 galline, tante cose praticamente, quindi Mega Pack PC e console che vi permette di crearvi praticamente, oserei dire, una piccola farm, perché alla fine, se vedete, guardate, c'è un po' di tutto, non forse tutto come al solito, però penso sia abbastanza completo, quindi ci sta, insomma, ecco. Poi mi piace vedere anche questa scritta: attenzione, il gioco base di norma non supporta paglia e letame dalle pecore, dalle galline. Quindi queste produzioni lavorano solo sulla mappa che abbia praticamente un animals.xml personalizzato, se sono mappe pensate, oppure con la Enhanced Animal System Mod. Quindi capite che anche le stalle, diciamo appunto in questo caso delle pecore, non so se è scritto qua, però sì, generano letame che di norma non lo fanno, dovete dar la paglia perché appunto sennò probabilmente non lo genererebbero e quindi capite che è un qualcosa di interessante e particolare PC e console, quindi attenzione, ricordatevelo, segnatelo, non fatevi ingannare dall'icona che magari sembra nulla di che. Poi vediamo questo che praticamente vi crea le casse e
tutto il reparto, come al solito, ortaggi, e oramai si parla in generale di tutto e di più, perché abbiamo patate, barbabietole, più le parti del nuovo DLC, l'espansione, lo sappiamo, quello delle carote, per capirci, nominato anche prima, vi crea praticamente, voi scaricate, una sorta di go whale, se vogliamo, scaricate il prodotto, invece che far balle fasciate, ovviamente qua fa, crea cassette piene, quindi ci sta PC e console. Questo una delle tante furbate di HR Forstund Farsoibau, che vi permette di agganciare questo elemento ad un trasporto legna per farlo diventare modalità, vedete, quindi per pinzare tronchi lunghi e trascinarli fuori dalla foresta. Vedete voi, insomma, l'idea è interessante, PC e console, quindi come al solito sono veramente, veramente bravi. Ed arriviamo all'ultima pagina, mi ricordavo poche mod, in realtà ne sono uscite anche tante, lo vediamo in versione Wackman, PC e basta, ma la pagina prima avete visto c'è anche la versione Lizard, avevo già visto una cosa simile sempre da Grogatti o da qualcun altro, comunque un piccolo rimorchietto, ci sta, un po' particolare, però se qualcuno cerca qualcosa di particolare, insomma, eccolo. Volmer Short Disc Arrow, quindi categoria discatori, diciamo, ecco, che mi ha colpito perché ovviamente, a parte tutte le versioni, la qualità era attaccato anche allo Xerion, insomma potete fare quelle belle combinazioni di liquamatura più discatura tutto in uno, bello, interessante, fatto bene, praticamente PC e console con delle caratteristiche particolari, quindi ve lo consiglio. E finalmente, dopo tanta attesa, e sono usciti gli EMI SCL Pack di Andrea e Zio Ficus, quindi nella categoria RPC potenti, finalmente questo piccolo mega pack, perché ne contiene 5, mi sembrava 6 ma forse sono 5, ok, di diverse metrature, potete ovviamente colorarli in base al vostro trattore, avete un John Deere, avete un Fendt, insomma fate la copiata che volete. Comunque c'è la presentazione, andate a vederla perché veramente meritano, purtroppo il marchio è solo PC, però non è colpa di nessuno. Guardate, sono sempre dei gioielli sia di modellazione che tutto il resto una volta finiti in game, con tutto quello che è veramente quello che si vorrebbe, insomma, su farming. Quindi finalmente ci sono. Nordmarsh Reloaded, solo PC, almeno per il momento, mi sembra un po' strano, però ecco la Nordmarsh che... campi molto stravaganti, la mappa come al solito deve piacere, e poi vabbè, ognuno la cosa è, diciamo, molto dopo la parte di ciò che offre, la parte visiva è molto soggettiva, quindi sta a voi. Prefab sappiamo come funziona, update, questo è il tappeto volante che adoro perché praticamente in molte farm l'ho sempre utilizzato, sia perché potete buttare sopra i prodotti sfusi, ma anche perché fa da piccolo deposito di balle, balloni, pallet e quant'altro, quindi attenzione che è una mod molto interessante ed è anche per console. Vari altri aggiornamenti ed Andrea da abbastanza veloce, anche qua ci sono tutti i macchinari che servono appunto per mappe, Brasile e compagnia bella, cane da zucchero, la Yacto o Jacto, non lo so, sia console, quindi tanta roba per chi è interessato al settore. Noi che non siamo interessati probabilmente è una mod che skippiamo, andiamo avanti, peccato, vabbè. Update, Class Dominator, PC e console, hanno aggiunto alcune cose, chi già la utilizzava magari vede, insomma, le aggiunte, chi non la utilizzava consiglio di utilizzarla perché è una class in farm, serve sempre. Aggiornamenti vari, particolari, Belly Spring è quella mappa famosa che fa funzionare, diciamo, ha una lista anche molto lunga, vedo, infinita oserei dire, e guardate campi, qua vi perdete, è una mappa, diciamo, inglese, se così vogliamo dire, non so la zona precisa, però inglese. Hanno aggiunto la possibilità del manual system ed è quella mappa famosa che il discorso animali tipo Enhanced Animal System li ha già inseriti, quindi è l'unica mappa al momento che io sappia che potete, diciamo, anche da console avere i cuccioli, avere tutto il discorso Enhanced Animals che non potete avere perché la mod stessa, quella, è solo PC, quindi tenetela in considerazione. Compass, carino, interessante, vi mette qua sopra un discorso di bussola, quindi sapete dove sono gli altri giocatori e sapete
in che direzione siete. Di solito si vede bene anche con alcune mod, ve lo segnala qua sotto, però questa è una in più, insomma, se uno vuole. C'è barili da poter inserire acqua o fertilizzante. Secondo me sono molto carini, vabbè, sono marchiati Lizard, però è una cosa che si vede. Un barile blu così, non proprio identico, ma simile, l'ho visto ancora anch'io, diciamo, nella realtà, quindi da fertilizzante così ci sta. PC e console, quindi ben venga. E Wood Pallet Factory, attenzione, che cos'è secondo voi? Una bella fabbrica molto simile a quella dell'Astro Harvest da un certo punto, che vi permette di fare delle produzioni interessanti. Praticamente pallet di pellet di legno, se non sbaglio, ecco. Ma la vedremo con calma, quindi attenzione ragazzi miei, che qui concludo questa prima parte del video con tante mod interessanti e poi non venga detto che non ci sono mod, perché sennò veramente io non capisco il discorso, vabbè, lasciamo perdere. Blog di farming, ancora interviste, Marlon questa volta Energy 5 che va a raccontarsi, diciamo, dice di aver speso un monte ore su tutti i farming simulator, 8500 ore, è ora di cambiare mezzo, no? Di solito quando hanno tante ore si dice si cambia qua, vabbè, sono un'infinità. E ovviamente come tutti i vari content creator richiedono cosa vorresti vedere nel futuro, andate a leggere, sono comunque interviste che sono pubblicate anche sulla rivista di Farming Simulator. La lista degli aggiornamenti, che come al solito ve la porto così per citare, per far sapere che c'è, oramai tanti sanno anche dove trovarla, altri magari la vedono per la prima volta. Comunque, ripeto, è una lista che lascia un po' il tempo che trova, è bello curiosare, è bello vedere, però poi bisogna comunque aspettare, la mod magari dopo viene ritirata, poi rimessa, si vede, non si vede, quindi vabbè. Detto questo, cari miei ragazzi, appunto prendetela sempre con le pinze questa lista e basta, non c'è altro da dire. Ed oramai qua l'appuntamento con Edomod e la sua Deutschland version. Questa sorta, ripeto, come sempre, di mappa Italia, che non è la mappa Italia, ma è una mappa Germania, chiamiamola mappa Germania a questo punto. È veramente, veramente come al solito. Ogni volta è un colpo, perché anche vedendo così, diciamo banalmente, un pezzo di strada con uno svincolo, già da lì si vede un sacco di dettaglio del modello in sé, della modellazione della mappa, della morfologia della mappa stessa, delle texture, delle luci, quindi ogni volta è proprio hashtag cartoline dalla Germania, insomma non so che altro aggiungere ragazzi, quindi aspettiamo perché veramente siamo di fronte a un altro capolavoro. Da My Seven Farmer, la Palegni Map, anche questa grande mappa molto attesa, secondo me perché anche questa è veramente una mappa molto curata, conosciamo gli autori quindi sappiamo che porteranno un qualcosa di veramente veramente interessante. Ed ecco qua un'altra immagine, veramente, che dire, se la loro mappa che hanno portato la volta scorsa era, diciamo, da 10, questa è sicuramente, secondo me, da più di 10, se così si può dire, perché veramente la qualità c'è sempre, poi anche soggettivamente diciamo che sembra essere un po' più carina, però ripeto, questo va più nella parte soggettiva. Sapete comunque sono sempre eccezionali nella cura, specialmente dei placeable, tanti sono sul loro sito, ovviamente praticamente quasi tutti a pagamento, e vi ricordo che c'è un video per abbonati che vi spiego come assemblarli se qualcuno è interessato. Notizia freschissima che andrà appunto nel mio caro Modern News come novità di stampa, oserei dire, non è una mod, ma potrebbe diventare un grosso grattacapo, e questo lo voglio dire per tutti quelli anche che scaricano il mondo da siti infestati. Vi ho sempre detto tramite Instagram, quando uno viene a chiedermi, perché prima fai Malanni, poi viene a chiedere al Nico come mai non va nulla, e che poi cosa posso saperne io a distanza se non controllate il log, se non state attenti a ciò che fate.
o anche su Discord: come mai non va più nulla, ho perso i salvataggi, non mi si riavvia più il computer, è esploso il mondo, eccetera. Ci sono anche purtroppo dei furbacchioni che in mod molto particolari riescono a inserire dei, come dire, degli script Lua. Che cosa fanno questi script? Cancellano il salvataggio, alcune mod, magari fanno altri danni. Da dove arrivano queste mod, diciamo, permettetemi il termine così, cancare, come avrebbe detto un famoso personaggio in bicicletta con un gilet giallo? Arrivano da tutti quei siti, il primo sito che trovate quando scaricate qualcosa, che questa cosa a me è sempre un po' offeso, perché vi ho detto i siti ufficiali, i seri, sono pochi. Modhub ufficiale, non esiste solo il Modhub dal menu di gioco, che lì sicuramente scaricate, siete comodi. Chi è da console deve usare quello, chi è da PC può usare anche quello, oppure da PC ovviamente, almeno nel mio caso, siamo sempre più comodi a spulciare il sito, come faccio nella prima parte di questo video. Le mod che mi interessano faccio download, poi dalla cartella download le sposto nella cartella mod e tutto quanto, però quel sito lì. Altri siti sani sono pochi, non metto la mano sul fuoco per nessuno, però diciamo che King Mods, Modding Wealth, LS Farming Mods sono solo alcuni titoli dove onestamente si trovano dei forbidden mods, anche delle mod sane. Altri siti come il modhub.us, ragazzi, dovreste lasciarlo perdere, ve l'ho detto ancora, ma alcuni sono di coccio perché trovano magari il Fiat fatto su in due cubi con quattro ruote esagonali, però c'è scritto Fiat, allora bisogna scaricarlo, e magari vi ritrovate dentro degli script che distruggono tutto. Infatti c'è scritto che l'account di Mr. AJ Deer ha questo script, adesso ci arrivo e concludo, che si chiama windroverext.lua, che fa danni, fa grossi danni, quindi su con le recce, quindi attenzione, state attenti a ciò che scaricate, non scaricate il mondo, scaricate sempre poche mod, possibilmente, non dico 5, ma non scaricatene 5.000, possibilmente da sito ufficiale. E dopo vedrete che il gioco non lagga, non ha problemi, non si cancellano salvataggi e giocate sereni senza quest'ansia da scaricare tutte le mod che ci sono a questo mondo, perché si può anche godersi farming con quelle belle che ci sono senza andare a cercare robe strane, ragazzi. Quindi attenzione, mi raccomando. E come al solito siamo giunti alla fine di questo video, cari ragazzi, spero sia stato interessante. Non c'è altro da ricordarvi, se non ci sono tanti video da vedere, ad esempio penso al discorso appunto classifica DLC, soprattutto per i nuovi, ma anche un ripasso per chi sia presente più o meno come sono, ma per sentire anche una mia opinione, che ripeto solo la mia opinione, però di uno che insomma dai ci ha giocato un po' farming per voi e per vedere com'è il gioco stesso. Quindi detto questo, vabbè, basta, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente per i bravi, che ci si vede spero nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi.